Oh, ma il rumore di cazzo sta, no, eccolo qua. Il bici, vuoi vedere il bicipite? Oggi ho fatto tricio però. Eccolo qua, dia. Uff, buon piano di crescita. Serve tempo. Magno del merda, quello è il problema. Quello è un puntino, mica un bicipite. Ah, questo è un puntino, mate? Tu dici, questo è un puntino? Allora se te dico, questo è un altro puntino. Boh. E questo è un puntino invece, questo è un puntino. Raga, ascoltatemi, se siete fidanzati, ascoltatemi, raga, vi dovete fidare di me, la donna vostra resterà vostra per sempre, se volete voi, ovviamente. Ascoltatemi, quando c'è la luna, andate in un posto tipo in un portile, no, non si dice, come cazzo si dice, vabbè, in un porto, o in qualsiasi altro posto, magari un parco, dove si vede la luna, voi vi mettete così con la luna e la vostra ragazza davanti, fate la foto come per dire che gli state dando la luna, e poi nel commento scrivete, e basta adesso, Ragazzi, sono un cazzo di capoccione! Ma non lo capite, cazzo! Detto questo, go. Happy base, Aziz, 400 happy. Abbiamo team top, ma c'è abbastanza juicy. Mi rompiamo il culo a sto coglione, ecco cosa facciamo. University e sport mains. Ma, esport... University of... Street of Rome, mate! E allora non hai capito! La testa di cazzo, che pensi che non lo sapevo? Tiè! Ma io mi ricordo di te, mate. Adesso dove vai? Bravo, German, che non ha usato la combo. Ma adesso che ho già fatto di modi Q? Cioè, sulla mia Q? Cioè, 100-100? 100-100 ha scriptato, è impossibile che io fallo leggo là. Cioè, ha scriptato Timo. Comunque, raga, oggi è successa una cosa troppo simpatica. Chi conosce zona euro? Diciamo, ok. Diciamo, la parallela della zona dove sta il grattacielo quadrato, diciamo, c'è una strada dritta, a destra si mettono le macchine, vabbè, la classica strada. Raga, vi giuro, sto guidando, vedo a destra sto ragazzetto che stava con la ragazza vicino, c'aveva avuto 18 anni, ci avrà avuto, 18 anni. Gira per andare nella strada, dico, ma questo piano ha visto, invece di guardare avanti, no? Ha guardato solo a sinistra per vedere se arrivava qualcuno e passava, ha tappato tutto avanti, si è sentito un botto. Facciamo, c'ha avuto 18 anni, poraccio, ho detto quasi quasi, io gliel'avrei potuto dire, però ho detto, deve imparare il ragazzo. Quindi, lezione di vita proprio oggi da cane lupo. E... Cioè, certe volte le cose vanno imparate quando ci sbatti addosso. Poi, ovviamente, se c'è un figlio ritardato che ogni... ci sbatte addosso 8 volte a settimana, allora devi avere il dubbio di, forse faccio sbattere un'altra volta, questo mi diventa spastico, glielo dico io che non dovrebbe farlo. Cioè, racconta, eravamo alle medie, ma che cazzo sappiamo le cane? Ovviamente. E alle medie della figa non mi importava un cazzo, in realtà. No che mi importi adesso, però... giocavo a zombie tutto il giorno. Zombie e Pokémon. Era la mia passione. E che è successo? È successo che ogni volta sentivo sta frase da mia nonna, ma non mi ricordo chi la diceva. Tipo, non mi ricordo che diceva sempre: se te morde la vipera, muore la vipera. Allora, c'era questa qua in classe con me, che a me piaceva in realtà, però credo che lei non gli piacevo. Cioè, poi, crescendo mi sono reso conto che era brutta in culo. Ho detto, ma cazzo è possibile che mi piaceva una così? Stavo un coglione. Non so che era successo il giorno, ho fatto tipo l'acido, aveva fatto. E io, ragazzo intelligente, con la vocina da checca, perché io avevo una voce, raga, veramente così. Me ne esco, pensate voi, un ragazzino di 12 anni, con un'altra ragazzina di 12 anni, che se ne esce con... Se te morde la vipera, muore la vipera. Così. Se ti morde la vipera, muore la vipera. Che differenza, no? Cioè, differenza, forse a 11 anni neanche la capisci bene, diciamo. Buono, bravo Jarvan, bravo Jarvan. Ok, ho messo però Jarvan per vedere se... Non è colpa mia qua, ovviamente. Uè. Ta 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 ta. No, 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 no. Ha perso de merda. La Jinx è morta, fine. La doggia? La doggia? Liscio, liscio. Liscio.
Ma allucinante quanto io possa essere forte! Un capoccione, cazzo, un capoccione, allucinante, allucinante. Un cazzo di capoccione, let's go, cazzo, let's go. No, dai! 2 secondi nel farti l'ultimo hit di torre. Lo sa sicuro che sto qua, a dire il vero. Ma come cazzo gli viene niente la gente? Unstoppable. Oh, un bacino mi ha dato, mentre questo era tossico. Oh, oh. What? Ma ho attaccato l'Impidor per sbaglio invece di andare a back, mi sa. Allora, che mi è bad. L'avevo killato, però dammi la kill, cazzo. Mi sono di 30k. Basta, si di culo mettere. Più 30 cm di pene, non so se ridurlo, te come hai fatto? Io ne ho 12 cm. Non c'ho sto problema. Quindi, non so. Vesti dire che sennò fai la fine di Cane Lupo. Fai il disoccupato e dice che fai intrattenimento su internet. Creatore di contenuti, per favore. Guardi, io ho 23 anni e ho un problema di pisello. Ho 11 cm, ma penso siano troppi. Ho paura di intimorire le ragazze. Cosa dovrei fare? Allora, 11 cm possono far male se usati bene. Abbi fede. Preso. Mo' arriva Jarvan top. Abbiamo fatto una marea di pressure su di lui, figa. Guardiamo e giochiamo safe. Adesso quello che faremo, ragazzi, è frizzare la wave. Lui in questo momento ha poca vita. Non può assolutamente andare greedy per la wave. Ah! No! Ma che cazzo ho fatto? L'ho trollata, mi è bad, ma è bad. Ma è bad, cazzo. Dai, non voglio. Levo la chat, figli di puttana, levo la chat. Mannaggia, mi stavo giocando così bene. Levo la chat. No, comunque, a parte casa, ho fatto una bella cavolata qua perché ho flashato per sbaglio con i miei fat fingers. Una cosa volevo dei fat. Il cazzo. Nia, manco quella. Oh, la panza. Ho le dita. Il cazzo non andava bene. Grazie, Gesù Cristo, grazie. Io posso credere qua, ai rischi. Oh! Ho attaccato la torre, mannaggia, porco di me. Vabbè, qua ho sbagliato io. Meccanicamente, Roio. Chiami The Game, c'è Dancing. The Game si fa manciata. Questo è per te, Jacopo. Comunque, lucinante sta canzone, è vero, ti fa venire proprio voglia di ballare. O di suicidarti, perché sto intanto il cazzo di game. Ragazzi, non vi suicidate, stavo scherzando. Ovvio. Cioè. Broschio. In GIF da 493p. E a fine mese, ragazzi. No, sono finito di troia per la Giappone. Vai, vai. Ho scampizzato, raga, non ho dentro.
Boh, so che devo fare. Il Massimo muore bot, sono tre top. Ma se una ragazza vuole prendere il cazzo, no? Ma il preservativo lo vogliamo fare con odore di cazzo? Il sapore di cazzo? No? Fragole, ma se vuole le fragole se mangia le fragole, no? O sbaglio, magari so io che ragiono male. Oh, mi è scriccato. Mi sto in vita. Ho trovato qua, ho giocato molto male meccanicamente. Killiamo questo, dai. L'ho trollata, my bad. Dire una Lambo, neanche un abito pulito. A questa musica chiedo un coraggio di granito. Mi inginocchio uno spartito, prego d'essere guarito. Ti chiedo scusa, papà, se faccio da mascale. Se dalla povertà non mi riesco a liberare. Proteggo mamma, sto cuore muore quando ci minaccia quella banca e l'anima si spalda. E quando il buio sale, trollato. Scende col suo flagello. Ignite. Proda, facciamo colletta e andiamo via da sto posto di merda. Qui la vita alla lunga fa schifo. Passa dal tigro a prendere il bere, che almeno beviamo da schifo. La vita è più bella ed è pure più breve, baby. Vai, si va verso Varese. Passa i bicchieri che verso. No! Merda, lo smite. Close. Se ho messo in segnate. Non abbiamo giocato male. Poi abbiamo giocato di certo meglio. Madonna, la W gli ha levato metà vita. Comunque. E la partita la proviamo, la giocheremo domani, bello.